Buongiorno viaggiatori, oggi siamo nel nostro Alto Adige, ci troviamo di preciso in Valle Isarco e siamo qui appunto per il Festival dell'Acqua e della Luce. L'Abbazia di Novacelle è stata fondata nel 1142, è il più grande complesso conventuale del Tirolo ed una delle meraviglie della Valle Isarco. È detto Pozzo delle Otto Meraviglie. Accanto alle sette meraviglie del mondo antico c'è un'ottava meraviglia, che è quella dell'abbazia. Modesti, modestissimi. Questa alle nostre spalle è Castel Sant'Angelo, un po' più piccolo di quello di Roma, ma siamo a Bressanone. Bene, dopo l'abbazia di Novacella, ora ci siamo spostati a Bressanone. Andiamo come prima tappa a vedere l'Hofburg. Pronti? Via! Portiamo a vedere l'Hofburg, il palazzo vescovile di Bressanone costruito intorno alla metà del 1200. Guardate che bellezza! E ora scendiamo nelle sale sottostanti, dove c'è la collezione stabile di presepi. Dopo aver visto i piani superiori dell'Hofburg, andiamo a vedere il primo piano, dove c'è una collezione di presepi bellissima, da quelli liturgici a quelli natalizi, per tutti i gusti. Bene, finita la visita all'Hofburg, adesso appunto facciamo un giro nel centro di Bressanone, scoprendo i suoi vicoli, le sue particolarità, magari mangiandoci anche qualcosa.
trova anche la confluenza di due fiumi. Qui alla mia destra c'è la Rienza, mentre dall'altra parte c'è l'Isarco. Come potete vedere alle mie spalle, in occasione appunto di questo festival di Acqua e Luce, questa sera ci sarà un concerto appunto. Cinque pianoforti che suonarono delle melodie in un contesto davvero unico e spettacolare. Eccoci qua! Allora, giornata veramente piena di cose interessanti. Abbiamo visto appunto l'abbazia di Novacella, abbiamo visto l'Hofburg e abbiamo fatto anche un bel giro in centro a Bressanone guardando il Duomo, dentro e fuori. Per soggiornare a Bressanone abbiamo scelto l'Hotel Trave. Perché? Perché è centralissimo, è molto bello internamente e ha anche un bel giardino per rilassarsi. Tanto per intermezzare un pochino il video, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per essere notificati delle nuove pubblicazioni. Lo potete fare cliccando sotto appunto il video. Siamo andati al Vitis, un'enoteca bellissima qui a Bressanone. Abbiamo mangiato davvero molto bene, ci sono un sacco di vini proprio della zona. Ora andiamo a vedere uno spettacolo dove dei pianisti suoneranno appunto sul fiume e le fontane appunto colorate di luci e suoni di chi sono qui appunto a Bressanone in centro. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati in camera, manca un pezzo, manca lo spettacolo World of Water, quello per cui eravamo in realtà venuti anche qui, l'attrazione principale. Non siamo riusciti a vederlo, proprio per un motivo meteorologico, è venuta giù una valle di acqua e sarebbe stato impossibile anche con gli ombrelli o con dei ponci e appunto andare a vedere questa messa in scena. E ovviamente sarebbe stato impossibile filmarla perché vista la pioggia le videocamere non sarebbero annegate e rompendosi. E niente, in questo video ci saranno delle immagini di repertorio che vi mando adesso. Comunque il nostro weekend in Val d'Isarco non è ancora finito. Domani ci aspettano nuove avventure, quindi buonanotte e ci vediamo domani mattina. Buongiorno viaggiatori! Buongiorno! Nonostante la piccola delusione di ieri sera che purtroppo ci ha impedito di vedere lo spettacolo World of Water
per via di maltempo o pioggia torrenziale. Comunque oggi ci troviamo nei pressi di Racines, alle cascate di Stanghe. Queste cascate distano circa una trentina di minuti, 30-40 minuti di macchina appunto da Bressano, e si trovano vicino a Vipiteno, zona Racines, nella parte alta della Valle Isarco. E perché sono famose queste cascate, Ambra? Perché è l'unica gola rocciosa al mondo che passa attraverso un territorio di marmo bianco. Per raggiungere la sommità ci vuole circa un'ora di camminamento in salita e per scendere circa mezz'ora. Quindi direi che è ora di andare. Andiamo! Sono dei punti in cui la salita si fa sentire, troverete delle passerelle anche piuttosto strette e soffrite di vertigini, non è proprio il posto adatto a voi, ma per gli altri è una figata. Questa parte. Bene, infine siamo arrivati appunto in cima alle cascate di Stanghe. È stata una salita abbastanza impegnativa per via di molte strettoie appunto che si trovano lungo la risalita, e niente, un'oretta ci abbiamo messo più o meno. Mi raccomando, vestitevi adeguatamente perché è molto scivoloso e molto umido, quindi arrivano giù gocce di acqua belle grosse, attente alle macchine fotografiche. E adesso non ci resta che scendere e andare a mangiare qualche cosa. Andiamo. Alla base del sentiero che porta alle gole c'è un bel ristorante, il Gasthof Gylfenklamm, dove andremo a mangiare. Bene, dopo questo lauto banchetto noi rientriamo a casa. Dobbiamo assolutamente ringraziare l'ente del turismo della Isachtal, di Bressanone e anche di Racines, sì, per averci permesso appunto di fare questo splendido weekend. Abbiamo scoperto delle meraviglie del nostro territorio grazie a loro che onestamente non conoscevamo. E quindi niente ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere notificati. Se volete commentate, lasciate il like, le solite cose. Qui da Racines è tutto, un saluto. Alla prossima. Ciao e alla prossima. Ciao.